Ho messo la mia giacca ad asciugare, quella che uso tutti i giorni. Comunque, quindi sopportate quello, perché c'è metallo dentro, no? Per un pochettino la metto un pochettino ad asciugare, poi la metto fuori, al sole. Ok, dopo di questo video devo andare a pulirmi casa e domani posso rilassarmi. Questi sono i giornalini che ci passano ogni tanto. Dipende, ci sono delle festività, quindi c'era San Valentino e c'è anche Super Bowl. Quindi avevano, sì, avevano il 20% su tutte le tante cioccolate e cose del genere. Ok, vediamo che c'è qui. February Favorites. Questo è Honey Chicken. Il pollo fritto con i waffles e lo sciroppo d'acero è una cosa fantastica, molto del sud degli Stati Uniti. Infatti ci sono dei posti a New York che li fanno veramente bene. Un posto in Harlem dove sono stata, ti fanno il pollo fritto da una parte e i waffles con lo sciroppo d'acero. Però questo dolce salato, questo è un connubio perfetto. Il pollo fritto con i waffles, la morte sua. Dovete provarlo per capire. Pesto Zuros with Scallops, avevano le capesante del Nord Atlantico in promozione, l'ho prese e sono ottime cotte così, le passo in padella e poi le metto sopra un'insalata, lasciamo perdere. E qua ci sono queste idee per domani fanno i super, fanno i parties, la gente fa parties in casa, no? Perché è Super Bowl Sunday, siamo domenica. E tutti sono a casa a festeggiare, guardare la partita e fanno tutti questi snack, no? A me non me ne può fregare di meno. Era pieno di fiori. Beh, non avevano ripornito, però c'erano tante rose, cose del genere, per San Valentino. Io non ho nessuno che mi dà i fiori, quindi me li compro da sola. Infatti il 14 passo e mi compro i fiori, mi compro delle rose e me le porto a casa, perché no? Chi sa meglio di me? Non mi piango addosso. Supplier Spotlight, Rainforest Farms and Bouquet, che dicono qua dove vengono i fiori? Sono Rainforest Farms and Bouquet, produced with care in sunny Colombia. Vengono dalla Colombia, dicono dove vengono i fiori, ecco qui, ti devono mettere la foto bella, questi poracci che stanno lì a lavorare per $2, dai, non prenderci per il culo qui, eh. Fanno un'insalata San Valentino. Guardate, hanno tagliato. Questi vengono dalla costa est dove vivo io. Hanno tagliato le fragole a cuoricino. Questo è troppo carino. Qua ci sono i baci e gli abbracci, no? Baci e gli abbracci, vedi? X and O's. Molto cute. Strawberry hearts, un'insalata di spinaci. Hanno messo una mela, fragole, spinaci, feta, cipolla rossa, i cranberries secchi, i noci, aceto balsamico, un vinaigrette di aceto balsamico. E poi ti devo anche spiegare un po' un'insalata, dai, c'è gente. E questo è Italian Feast Square. Sì, questa pasta c'è, i ravioli col formaggio. Questi ravioli li fanno a Long Island, che parte della città di New York, parte dello stato di New York, qua vicino. Ecco qui. Questi sono. È una casserole di ravioli fatto con spinaci, la panna fresca, parmigiano, ravioli, insomma la metto tutto qua e la metto nel panno strati con gli spinaci sì, sono in bianco con la panna fresca. Guardate qui, morte sua. Buono. Surf and turf vuol dire è carne e pesce. Surf and turf. E qui che c'è? Qui c'è il
il filetto con i gamberi, guardate qui, ottimo. Sono patate, gli asparagi, questo è per il pranzetto romantico che possiamo anche fare da sole. Non ci facciamo mancare niente, dai, chi sta meglio di noi, chi sta meglio di noi. Hashtag sono single. Potato roses, sono rose, patate fatte alle rose, guardate. Qua che ci mettono? Burro, Yukon Gold, sono quelle patate gialle molto buone, sale, aglio in polvere, timo, oregano e parmigiano. E qua ti spiego come farli. Chissà come le tagliano. Come le tagliano qui? Questo è saper tagliarle. Ok, questo è il tavolo San Valentino. Oh, sparkling pink mocktail. È come un cocktail, però non c'è, non è alcolico. Che c'è qui? Raspberries. Ci vuole la limonata biologica. Il lemon lime seltzer e il sorbetto raspberry mint. E qua c'è un altro Shirley, sì, hanno fatto un Shirley Temple. Il Shirley Temple è un cocktail, dato che Shirley Temple la vediamo quando era bambina, non c'è alcol dentro. C'è il maraschino, a te penso si dice maraschino, maraschino cherries, questi qui, maraschino. Il ginger ale, un po' di succo d'arancia, ecco il succo d'arancia, ginger ale. E le ciliegine. Questo Sole Vita l'ho preso, infatti era in promozione. Lo sentite? E qua con i cupcakes fatti al cuore, chocolate chunk heart cupcakes. E qua tutti questi cioccolate, le fragole con la cioccolata, chocolate covered strawberries, si spiega come farle. Da 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 da. Ferrero Rocher. You don't bring me flowers, you don't sing me love songs. Che c'è qui? Plain Cupid. Oh, hanno anche il Lunchables, queste confezioni che c'è, il crackers, il formaggio a forma di cuore per i bambini, no? Queste sono tutte le cosettine per San Valentino, perché qua facciamo i pensierini ai bambini per San Valentino e ci scambiamo anche i pensierini fra donne. E San Valentino le donne escono in single, escono insieme. Perché no? Non è solo. È per tutte le persone che si vogliono bene, no? E qua che c'è? Sì, questa carne che io non compro più manzo, no? Però per un po' non compro manzo, non compro suino, non compro agnello, io compro solo pollo e tacchino e pesce. Questa carne comunque è molto valida. È biologica, la vendono anche al mio supermercato di questo brand, molto valida, è buona. Cos'altro c'è qui? Sì, hanno, al mio Lidl è strapieno di cose biologiche, veramente ha una selezione enorme. E qua che c'è? Questi sono tutti snack, io devo fare le mie alette, le faccio per cena. Devo fare le alette. Infatti avevano tutti questi sughetti. Avevano le birre in promozione che io non compro. Tutti questi snack. Cosa c'è qui? Buffalo style chicken flatbread. Questo pane qui. Qui che c'è? Frozen mac and cheese bites. Deve essere questo qui. Sono tutti snack che poi li metti, sai, su un tavolo in salone e tutti si guardano la partita, bevono birra e fanno snack e così. E questo, guardate questo, hanno usato le scatole delle birre, delle bevande, no? E hanno fatto proprio carino qua, hanno messo queste cose in giro così. E poi tutti gli snack, no? Buona idea. E poi qua hanno avuto la teglia qui. Con tutti i dips, no? Tutti i sughetti che vuoi fare. Questo cosa c'è? Cipolle salsa, questo è guacamole. E questo non so cos'è. Non dice cos'è. Come tutti i crackers. Lo chiamano un snack stadium. Un snack stadium. Un snack stadium.
E poi ti dice qui, potato chip tortillas, craft soda sparkling, uno stadio snack, ci piace. E questi sono, questo è fatto con quel manzo, queste sono le sliders, queste piccole hamburgers, no? Che hanno fatto con quella carne di manzo biologica. Qua. I sliders. Sono queste hamburgers, però quelle mini. Vendono il pane adatto per farle, sono buone gli sliders. Oddio, ora c'è anche il rumore anche fuori. Ecco qui. E questo è petto di pollo biologico con i waffles. Veramente, fidatevi. Hot honey chicken and waffle sliders. Qualcosa di uno slider è una cosa piccola, no? Fidatevi, quel pollo è la morte sua. Sì, hanno. Cos'è qui? Angus. Sì, l'angus. Lidl, l'angus è veramente buono. Hanno ottima carne, continuo a dirlo, ottimo pollo. A me piace fare questi casserole, sono cose semplici a fare. Non so come si dice casserole in italiano. Comunque, sono queste cose che fai. Metti in forno tutto, è tutto pronto. Fai un'insalata e tutto il gioco è fatto, no? Questo è un casserole con spinaci e salmone. E come cos'è? Pesto zoodles with scallops. Cosa c'è qui? Cos'è uno zoodle? Oh, cos'è questo? Questo pesto che si può fare in casa. Cioè, il pesto non mi è mai piaciuto, dico, ma il pesto già fatto è facile a farlo, no? Ci vuole solo, non è neanche impegnativo. Comunque, questa cos'è? Un'insalata? Pesto zoodles. Oh, ho capito. Ho capito, hanno preso le zucchini e le hanno fatti fini come spaghetti, ho capito. Ottima idea, sì, hanno preso le zucchini. Ci piace. Ok, guardiamo qui, è questo. Sì, il pesce. Quello fresco, perché hanno anche quello fresco. Il salmone è veramente buono. Dicono che è certificato. Dicono che è certificato qui. È certificato con la Hollandaise. Vedete, Hollandaise. Ovviamente gli asparagi. Qua cosa c'è qui? Li ho comprati questi. Tortillas, li compro sempre. Andiamo qui, questi cornetti sappiamo già. E questo cos'è? Brioche bread pudding, un pudino di brioche, che io lo so fare. Il pudino fatto con la brioche, veramente buono, un po' impegnativo, però è un buon dessert di fare quando la brioche devi aspettare che si fa, passa come 2 giorni, diventa più. Poi si fa il pudino del pane di brioche, bene, veramente buono. E qua che c'è? Questa è una vellutata di zucca, butternut squash soup, olio d'oliva, una cipolla, aglio, la zucca, la mele, sale, qua ci mettono cannella che puoi anche non metterla, brodo vegetale. Ci mettono succo di mele, interessante. Latte di cocco, rosmarino, sale e pepe e timo. Mettono organic baguette. Caprese salad. Dicono qui di me ci vuole l'aceto balsamico stagionato, zucchero marrone, mozzarella, pomodori, basilico, sale e pepe. Che zucchero mettono? Brown sugar. Sì, perché brown sugar, sì, quando ho visto che fanno questo aceto balsamico, ci mettono il brown sugar, che è un zucchero con molta melassa dentro. Capisco perché lo fanno, viene veramente buono. Interessante questo. Sì, mettono l'aceto balsamico, fanno una glassa con un pochettino di questo zucchero che ha la melassa dentro. Fanno una glassa, no?
E poi no, lo fanno spreadare e poi fanno l'insalata e ce lo mettono sopra la glassa. Interessante questo. Cosa c'è qui? Queste insalate che c'è quasi tutto pronto. A volte le compro, però preferisco farmele da sola. Però queste qui sono veramente buone. Sapete, Preferred Selection, poi si chiama altro, però sono quelle da cotone che ha una marcia in più, che costa un pochettino di più. Ecco, abbiamo finito. Auguro a tutti un buon weekend, una buona domenica. Chi sta meglio di noi? Happy Valentine's Day a tutte voi, a tutte quelle che si vogliono bene, a tutti quelli che vuoi bene, donne, uomini, bambini. E noi ci vediamo presto. Ciao con la manina, con le mie mani secche. Ciao ciao con la manina.